Buongiorno amici, benvenuti a un nuovo video. Oggi vorrei fare due chiacchiere con voi, quindi per questo video vi chiedo di mettervi comodi e ascoltare se vi fa piacere sentire la storia di Elena. Quindi non sarà un video movimentato, però è arrivata l'ora di fare proprio due chiacchiere e raccontarvi Elena e la sua malattia. Credo che sia arrivato il momento di fare un po' di chiarezza perché comunque le domande sono tantissime e in questo video cercherò di mettere tutto insieme, quindi con calma, quando avete un po' di tempo ascoltatelo se vi fa piacere. Soprattutto è importante anche condividere perché essendo per ora gli unici in Italia non si sa mai che magari c'è qualcun altro con questa patologia, non lo sa, è difficile fare la diagnosi. Quindi magari possiamo aiutare un'altra famiglia. Spero che non ci sia un altro con questa patologia perché veramente mi dispiacerebbe tantissimo. Però se mai fosse e non ha una diagnosi potrebbe aiutare magari perché si ritrova. Queste cose che io vi racconterò adesso che sono le conseguenze di questa malattia. Come sapete Elena è affetta da una malattia neurodegenerativa. Si chiama NUBPL, lo vedete qua scritto. Fa parte della categoria malattie mitocondriali. Cercherò di usare più parole semplici per spiegarvi tutto perché mi rendo conto che a volte posso esagerare, ma sono talmente tanto dentro a certi termini che mi sembrano quasi normali, ma invece non lo sono. Mi scuso con i medici se uso a volte delle parole troppo semplici, però le persone vogliono capire ed è giusto raccontarlo con parole semplici. Per sapere la storia di Elena, vi invito a vedere il racconto che ho fatto. Ci sono tre video, quindi potete vedere proprio come siamo arrivati alla diagnosi nel 2016, che non è stato facile per niente. Quello che vi posso dire che non ho detto negli altri video è che la NUBPL è pubblicata sulle riviste scientifiche, quindi fare la diagnosi sicuramente è più semplice e soprattutto. Questa è una cosa che vorrei dire all'inizio del video. Abbiamo avviato un laboratorio di ricerca proprio per la NUBPL perché vorrei fermare questa malattia che sta andando avanti, sta prendendo sempre più piede nel corpicino di Elena, ma soprattutto mi piacerebbe che venisse sconfitta. Questa malattia è veramente brutta. Vorrei che venisse sconfitta. Vorrei proprio che i bambini smettessero di soffrire per questa patologia. Come avete visto negli altri video, Elena ha iniziato ad avere i primi sintomi a 18 mesi. È stato un puro caso perché ha avuto la broncopolmonite, quindi i medici si sono accorti che c'era qualcosa che non andava. Poteva essere la broncopolmonite o poteva essere qualunque altra cosa. Siamo andati all'ospedale e loro avevano capito, dal fatto che non cresceva, aveva comunque degli esami molto sballati, l'esame del rene e del fegato. Infatti è stata diagnosticata la prima cosa, l'acidosi tubulare renale complessa, che sarebbe praticamente, provate a immaginare, un vaso che a un certo punto ha un foro e quindi tu vai a riempire questo vaso, arriva fino a questo buco e poi inizia a perdere l'acqua che le stiamo dando, no? Ecco, la stessa cosa succede nei reni di Elena. Con i sali minerali che lei integra arrivano fino a un certo punto, poi le perde attraverso le urine. Quindi noi dobbiamo integrare tutto quello che sta perdendo. Ovviamente i medici hanno deciso qual è la quantità giusta di potassio, fosforo, magnesio, tutte quelle medicine che vedete che le sto dando, perché per mantenere un equilibrio metabolico che non è semplice. È stato un lavoro grandissimo quello di trovare la quantità giusta di sali minerali, però sicuramente il Gazzini questo è veramente il top. Oltre al problema renale, lei ha tantissimi altri problemi. In realtà, che cos'è la NUBPL? E qua mi sono portata dietro il progetto semplificato dell'Università di Verona, dove abbiamo un giorno di arrivare una cura. E vi leggo esattamente che cosa dicono i ricercatori e coloro che studiano proprio questo difetto. NUBPL è una rarissima malattia neurodegenerativa, debilitante e non curabile, causata da una mutazione nel DNA che impedisce ai mitocondri, ovvero le centrali energetiche delle cellule, di produrre l'energia necessaria al loro corretto funzionamento.
La mancanza di energia porta alla degenerazione progressiva delle cellule del cervello e di tanti altri organi coinvolti. Questo io ve lo lascio qui sotto il video perché è pubblico. Noi stiamo facendo tutto il possibile per raccogliere fondi per questo progetto in cui crediamo fortemente. Fino ad oggi siamo arrivati a quasi 150.000 euro, ci servono altrettanti per arrivare alla fine della parola ricerca, proprio lo studio su questa malattia, per poi passare alla fase successiva che è la cura. Siamo in fase iniziale, sono felice di aver avviato questo laboratorio insieme a tutti voi che ci sostenete e sono certa che un giorno potremo dire ce l'abbiamo fatta. Torniamo al nostro discorso Elena, ok? Perché nel mondo ci sono altri 24 casi, quindi con lei 25. Pensate che nel 2018 eravamo in 8, poi in 10, poi oggi siamo 25, quindi tra 10 anni io spero davvero che ne restino 25, ma secondo me nel mondo ci sono molti di più. Mi auguro di no, davvero. Come si manifesta nel nostro caso una NBPL? Come avete visto, purtroppo non ossigenandosi bene gli organi, perché la cellula stessa fa fatica a portare l'ossigeno, cosa succede? Succede che gli organi degenerano tutti, a partire dal cervello, piano piano tutti gli organi. Per ora sono coinvolti molti, di cui stomaco, intestino, polmoni, il sangue che si sta inspessendo, muscoli delle gambe, perché comunque ahimè, come avete visto, ha pochissima massa muscolare perché purtroppo non crescendo, quindi è coinvolto anche l'apparato endocrinologico, colui che ci aiuta a sviluppare, a crescere, quindi anche l'apparato endocrinologico non sta particolarmente bene. Non è facile perché vede che giorno per giorno lei sta degenerando, si vede, per esempio, per farvi capire, lo stomaco come sta degenerando. Lo stomaco ha un reflusso molto grave, ma oltre al reflusso ha il piloro, che è il muscolo dello stomaco, che diventa sempre più rigido, come tutti i muscoli del suo corpo. Non ossigenandosi bene, si irrigidiscono, rigidendosi smettono piano piano di fare bene il loro lavoro. Infatti lo stomaco ha il piloro, ok? Quindi questo fa questo lavoro, si apre e si chiude proprio per far mandare giù il cibo. Se questo non si apre bene, il cibo rimane nello stomaco per più tempo. Pensate che a volte mangia a mezzogiorno, rimane il cibo nello stomaco per anche 12 ore e a volte poi vomita perché non riesce a mandarlo giù. Lo stomaco grandissimo. Ma perché è grande? Non è un buon segno. Cioè che ha lo stomaco grande perché mangia troppo, però è elastico e il suo perde elasticità. Come l'intestino perde elasticità, come lo stomaco, come tutti gli organi che fanno un movimento per far passare il cibo, per far passare le nostre feci, per in genere tutti i nostri organi che hanno un muscolo stanno degenerando. Il polmone è più complesso, un'interstiziopatia polmonare. La mia domanda tempo fa ai medici, ma potrebbe avere una crisi respiratoria? La loro risposta è sì, potrebbe avere una crisi respiratoria, quindi probabilmente potrebbe essere che un giorno avrà la trachea, okay? Sicuramente avrà bisogno di ossigeno, sicuramente ci sono tante ipotesi, però non voglio stare a pensare troppo a queste ipotesi, non voglio proiettarmi troppo nel futuro. Se oggi Elena è qua, si mangia un pezzo di focaccia, è serena, voglio pensare all'oggi, non voglio pensare troppo al domani. Vorrei dare una risposta perché Elena, nonostante cammini, usa la sedia a rotelle. Perché? Proprio per il problema polmonare. Lei, avendo un'interstiziopatia, come vi dicevo prima, basta che faccia un po' più di movimento, i suoi polmoni iniziano a soffrire. Infatti la saturazione scende parecchio. E soprattutto si affatica in un attimo, quindi se vogliamo andare per esempio a fare la spesa
o la porto in braccio o usiamo la carrozzina. Non ho un problema per ora neurologico, cioè io non cammino perché il mio cervello mi dice che non posso camminare, quindi ho un problema, no. Il suo problema è un problema di affaticamento sia muscolare che polmonare. Sempre, arriviamo sempre all'origine, l'energia. Su ogni organo, se tu non hai la giusta energia, quell'organo va in crisi, non ci sono storie. E lei va in crisi perché le sue cellule non portano bene l'energia. E questo purtroppo va a toccare piano piano tutti gli organi. Perché la Elena mangia nonostante ha la PJ? Cioè, perché mangia l'intestino e continua a mangiare per bocca? Perché? Perché lei riesce e ha ancora una deglutizione abbastanza buona, anche se anche lì vedo che inizia un pochino ad avere qualche problema, e riesce ancora a mangiare per bocca. Noi, finché lei riuscirà a godersi un pezzo di focaccia, un pezzo di pizza o la pastina di brodo, lei mangerà questo, ma non basta, non basta, perché ha bisogno di più calorie, ha bisogno di più proteine, di grassi buoni. Quindi integriamo, anzi diamo da mangiare all'intestino, perché, perché così vive, altrimenti se dovesse vivere solo con quello che mangia per bocca non basterebbe. E le unghie, perché lei ha un problema di cattiva respirazione cellulare e quindi non ossigenandosi bene le cellule portano quelle unghie, ma non è solo una cattiva respirazione cellulare, è anche una cattiva respirazione polmonare. Se voi vedete qualcuno con delle unghie così, vuol dire che ha un problema, molto probabilmente un problema polmonare. Un'altra cosa di cui non abbiamo parlato sono le crisi epilettiche. Le crisi epilettiche sono presenti dal 2018, evolvono, non sono quasi mai uguali, nel senso che quelle del 2018 sono evolute, poi sono diventate altre nel 2019-2020, adesso sono di nuovo le crisi epilettiche come quelle del 2018, quindi stiamo ritornando alle crisi di prima, o magari sarà stato un caso sporadico, spero che sia solo un caso sporadico, perché in queste non è presente, quindi rischia di cadere e farsi molto male, come è già successo in passato. Non è facile per lei, non è facile per noi. Continua a non crescere, o cresce pochissimo, e questo per lei credo che l'impatto visivo, facendo paragone rispetto agli altri, magari a volte non è semplice. Anche se ha un ritardo cognitivo lieve, lei è una ragazza presente, lei sa perfettamente, capisce perfettamente. E io ringrazio Dio che è presente, perché puoi parlare, un bambino, se un ragazzo parla, sai dove sta il problema, o ti racconta, ti dice, avendo un dialogo sicuramente aiuta ad affrontare certe cose. Dall'altro lato magari fa male, perché ti rendi conto che devi affrontare anche il problema psicologico, perché va aiutata, no? Insomma, è molto complessa Elena, non ci arrendiamo, perché crediamo nella ricerca, crediamo che un giorno possa stare meglio trovando una cura. Non sappiamo davvero quanto tempo ci vorrà ancora, non sappiamo se davvero potrà aiutare Elena, non sa nessuno, quindi siccome nessuno sa, io e Paolo ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo detto affrontiamo questo a modo nostro, perché ognuno affronta a modo suo. Questo è il nostro modo di affrontare, cercare di far partecipi anche le persone che sono intorno a noi di quello che stiamo vivendo attraverso i nostri canali social, e soprattutto pensare che è stato avviato un laboratorio, e un giorno se arrivi una cura è una forza per noi non indifferente. Sosteneteci in questa grande avventura che si chiama vita. Magari per certi è un po' più faticosa la vita, per certi un po' meno, e per noi insomma non è facile, ma non vogliamo perdere il sorriso e la voglia di andare avanti, perché credo che si possa trovare la dimensione, la nostra normalità si può trovare, e noi la stiamo cercando tutti i giorni e la troviamo, a volte di più, a volte di meno, ma è la nostra normalità, come la normalità dei nostri ragazzi, perché anche loro affrontano come se fosse una cosa normale, perché quando sei nato in una condizione, in una situazione, è tutto normale, quindi anche le critiche che arrivano sono molto superflue per quello che riguardano i fratelli. Di critiche ne abbiamo ricevute parecchie,
però veramente sono superflue, non servono. Ho dei ragazzi meravigliosi, tutti e tre, sono dolcissimi, sensibili e credo che abbiano una marcia in più rispetto agli altri perché sono empatici e da grandi questa potrebbe essere un'ottima qualità per aiutare il prossimo. Se vi fa piacere condividere il nostro video, condividetelo per far conoscere la storia di Elena, ma magari per aiutare anche altre famiglie che si trovano nella nostra situazione. Io vi ringrazio davvero per tutto il sostegno e vi mando un fortissimo abbraccio e ci sentiamo al prossimo video. Grazie per avermi sopportata per così tanti minuti. Alla prossima!